Bentornati dal vostro produttore di fiducia. Continuiamo a parlare di irrigazione del pomodoro nell'orto, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione manuale. Abbiamo parlato ampiamente di irrigazione nel pomodoro proprio perché è un argomento molto delicato, molto importante, in quanto già solo regolare bene l'irrigazione può dare grandi risultati oppure compromettere completamente il nostro raccolto, insomma, la nostra coltivazione. Perché? Perché la pianta di pomodoro, riassumendo un po' quello che abbiamo detto finora, vuole poca acqua, meno possibile. Ecco, voi dovete pensare sempre a quello: il pomodoro vuole poca acqua perché si può ammalare semplicemente. Le radici, se vivono nel fango, possono essere soggette facilmente a diverse malattie fungine, quali le fusarium. In più possiamo avere altri problemi come la scarsa allegagione o addirittura la perdita proprio delle fioriture a causa della troppa acqua. Ci sono anche dei problemi se ne diamo troppo poca, oltre al fatto appunto che la pianta può disseccare completamente, ma anche possiamo avere il fenomeno del marciume apicale. Andiamo a vedere cosa è successo nel nostro famoso filare di pomodoro nell'orto. Qui ci sono le zucche che crescono alla grande. Il pomodoro sta andando abbastanza bene, però cosa è successo? Appunto, abbiamo avuto problemi con l'allegagione della prima fioritura. Se andiamo a vedere, il primo grappolino non è il massimo. Perché? C'è stato abbastanza caldo e sono stato costretto a irrigare un po' di più. Per non fare soffrire la pianta, abbiamo un terreno molto drenante. Quindi, detto questo, la pianta aveva necessità appunto di più irrigazione, però le fioriture non ne hanno giovato. Voglio darvi un punto di riferimento, se vogliamo dire una semplice regola del 3, 3 variabili, 3 litri, quindi molto semplice da ricordare. Quali sono intanto le tre variabili di cui abbiamo già parlato, ma le ripetiamo rapidamente? Allora, la prima innanzitutto è il terreno, il tipo di terreno, in quanto le radici del nostro pomodoro sono nel terreno, ovviamente. Quindi possiamo avere terreni deboli, quindi quelli sabbiosi, ad esempio. Medio impasto detti, quindi che possono essere sia possono contenere diversi tipi, insomma, di terra, tipologie, e il terzo tipo è quello argilloso, come ad esempio proprio la terra cosiddetta bianca, no, tutta argilla. Come funziona la regola dei 3 litri? Dobbiamo considerare semplicemente nel caso del terreno più forte 1 litro, nel caso del terreno medio 2 litri, nel caso del terreno più drenante 3 litri a pianta. Consideriamo le altre tre variabili importanti, che sono le fasce climatiche in cui ci troviamo. Quando si parla di pomodoro nell'orto, insomma, di solito siamo in primavera-estate, quindi avremo la prima fascia, quella più mite, quindi massime comprese fra i 15-20 gradi più o meno di media. La seconda fascia è quella calda, quindi sarebbe delle temperature insomma intorno ai 25 gradi, sempre come massime consideriamo. E la terza fascia è quella 30 o più gradi, quindi molto calda. Anche qui consideriamo 1 litro d'acqua nella prima fascia, quella mite, nella seconda, quella calda, 2 litri d'acqua e nella terza 3 litri d'acqua quando fa molto caldo a pianta. Terza e ultima variabile è la fase di crescita vegetativa, insomma, della nostra pianta. Sicuramente quella più delicata è la fase di fioritura, soprattutto di prima fioritura, che come abbiamo detto va un po' a regolarizzare poi tutte le altre fioriture. Quindi la prima. La seconda sarebbe quella in cui la pianta ha già iniziato a fruttificare, sta ingrossando i primi frutti e magari ne escono altri nei successivi grappoli, palchi, insomma. Va bene, la terza sarebbe quando
La pianta magari è in una fase di stress perché ha tanti frutti a un certo livello di grandezza proprio, e lì magari ha più bisogno di acqua. Quindi anche qui, nel primo caso, 1 litro d'acqua, nel secondo caso, 2 litri, nel terzo la pianta ha bisogno, no? Ha tanto peso, come si dice in gergo, 3 litri d'acqua a pianta. Ci sono da fare diverse considerazioni, faremo brevemente quelle più importanti. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che questi tre variabili e questi 3 litri d'acqua, scusate, non sono cumulativi, ok? Quindi non vuol dire che se io ho un terreno sabbioso, se sono in una fase di pieno ingrossamento dei frutti e se c'è molto caldo, devo dare 9 litri d'acqua a pianta. Per favore, non lo fate. Soprattutto a mano, quindi con un recipiente, un secchiello, poiché l'acqua non si distribuisce meglio. Se voi andate a vedere i consigli che ho dato in un post proprio per l'irrigazione del pomodoro nell'orto nei periodi caldi, insomma, primavera e estate, faccio la differenza fra impianto di irrigazione a goccia e l'acqua che si va a dare manualmente, e cambia molto. Cioè, teoricamente con l'impianto a gocce ne possiamo dare di più, ma proprio perché si espande in un certo modo nel terreno in maniera regolare. Invece, quando lo andiamo a fornire, ecco un altro piccolo accorgimento, non piccolo ma molto importante: se dobbiamo dare 1 litro d'acqua alla nostra pianta di pomodoro, non lo diamo tutto in una volta. Magari diamolo lentamente, diamo il tempo di assorbire, il terreno deve assorbire questa acqua. E quindi magari impieghiamo qualche secondo, non diamo tutto in una volta. Inoltre c'è da dire che anche 1 litro d'acqua a pianta per il pomodoro potrebbe essere tanto. Quindi questo litro d'acqua dobbiamo vedere anche in quanto tempo, in quanti giorni darlo. Ad esempio, se siamo in un periodo abbastanza mite, potremmo fornire 1 litro d'acqua un giorno sì, un giorno no. Ma se possiamo farlo, e sarebbe molto meglio, dare mezzo litro d'acqua però tutti i giorni, va bene? Invece quando fa molto caldo e la pianta potrebbe aver bisogno fino a 3 litri d'acqua, come abbiamo detto, siamo costretti a darli tutti i giorni. Però cosa succede? Sono tanti 3 litri d'acqua per una pianta così dati manualmente, però la pianta ne ha bisogno per superare lo stress del caldo, in base a tutte anche le altre condizioni che abbiamo detto, appunto il terreno, la fase in cui si trova. Quindi si potrebbe creare la situazione che abbiamo 40 gradi fuori, quindi dobbiamo dare tanta acqua per non fare completamente rovinare le piante proprio a livello per mancanza d'acqua idrica. Però potremmo essere in una fase, ad esempio, della prima fioritura, quando normalmente si dà poca acqua. E allora siamo costretti a dare tanta acqua e potremmo perdere le fioriture. Anche perché, fra l'altro, il forte caldo comunque non piace alle fioriture. Però le situazioni estreme ci sono sempre, dobbiamo scegliere il male minore, dobbiamo considerare tutta la vita della nostra coltivazione, tutto il ciclo produttivo, insomma. Ultima considerazione importantissima, poi vi lascio perché se no non finiamo mai con questo video, perché potrebbe essere veramente quasi infinite le combinazioni. Andiamo a considerare le fasce climatiche, quindi le temperature in poche parole, per andare a vedere quante volte dobbiamo irrigare nell'arco di una settimana, perché sarebbe bene irrigare al massimo 2 volte a settimana e una volta nel mezzo della settimana fare la fertirrigazione. E fra parentesi, quando si va a fare la fertirrigazione ci possiamo permettere di dare un po' più d'acqua, diciamo che siamo più schermati dalle eventuali malattie, poiché non è solo acqua, appunto, quindi la miscela che andiamo a dare è abbastanza concentrata e siamo meno soggetti alle malattie fungine soprattutto. Inoltre, non ci mettiamo a rischio di, appunto, alta concentrazione nel terreno che può danneggiare le nostre radici e quindi le nostre piante. E poi andare a vedere la situazione del terreno. Se il terreno dopo un giorno che non è irrigato è ancora leggermente, anche solo leggermente umido, va bene. Se addirittura dopo un giorno è completamente fangoso, non va bene, vuol dire che abbiamo dato troppa acqua. Quindi andare a fornire l'acqua quando serve, anche in questo caso, è la cosa più giusta da fare con il pomodoro.
Ripeto, stiamo attenti agli estremi e ai casi estremi in cui rischiamo proprio grosso, insomma, di fare danni seri alla pianta. Ovviamente la pacciamatura e l'ombreggiatura ci aiutano tantissimo nei periodi caldi per non fare soffrire la pianta. Direi che per questo video è tutto. Come sempre io vi ringrazio, è un piacere stare con voi. Iscrivetevi al canale. Vi ricordo che c'è anche la possibilità di abbonarsi per sostenere questo progetto e anche per avere diversi contenuti extra. Ormai sapete cosa dovete fare. Mi raccomando, fate i bravi picciotti.